Al porto di Maratea, pre-esercitazione di salvataggio con la tecnica del verricellamento. Le forze della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, comandate dal capitano di fregata Cesare Cama e coadiuvate dall'Aeronautica Militare, effettueranno un tentativo di salvataggio in mare. È una prova dell'esercitazione che ci sarà il 27 maggio a Scalea per valutare eventuali problemi che si potrebbero riscontrare nell'operazione stessa e correggerli in relazione poi a quello che può essere una situazione reale e da affrontare in vera emergenza. La parte più delicata è il posizionamento dell'elicottero sull'unità navale. Questa è un'operazione molto delicata. Come vede, diciamo, l'elicottero sta ora facendo una virata, cercando di posizionarsi precisamente al di sopra del mezzo navale. E questo può avvenire anche, non solo, diciamo, anche a unità navale ferma, ma anche in navigazione. Quindi non è che diciamo, noi lo facciamo ora con unità navale ferma, ma si può fare anche in navigazione. E si stabilisce un contatto fra l'elicottero e il comandante dell'unità navale, quindi fra il comandante dell'elicottero e l'unità navale. Logicamente perché? Perché col verricellamento ci sono dei cavi d'acciaio che scendono. Chiaramente quindi è un'operazione anche delicata e pericolosa. Normalmente l'altezza dell'elicottero si attesta intorno ai 150 piedi, 200 piedi. Come vedete, quando è troppo basso, anche l'unità navale viene disturbata. Ora appena, ecco, saranno sulla verticale, vede, già si comincia a preparare, l'operatore deve scendere col verricello, eccolo là. Stanno facendo quasi in movimento adesso. Sì, come le dicevo io prima, anche in movimento, anzi, in movimento normalmente potrebbe a volte essere pure più semplice. Deve esserci un'unità di intento fra l'operatore dell'elicottero e quello della motovedetta. Le difficoltà principali due: se è ferma è la distanza in verticale, se è in movimento è la costanza e la velocità. Esatto. Innanzitutto per questo tipo di elicottero ci vuole un mezzo un po' più grande, e questo è diciamo, il dato oggettivo. Quindi sicuramente con un mezzo più grande si può fare tranquillamente, diciamo. Quindi è una cosa preventiva proprio per capire oggi quali sono le criticità che possiamo poi riscontrare poi nel dato, diciamo, nelle situazioni reali. Quindi noi abbiamo, la cosa positiva è proprio questa, abbiamo capito che per eventuale impiego di un elicottero, che non è, diciamo, gli elicotteri che normalmente utilizziamo noi, Guardia Costiera, che hanno una tipicità nel recupero in mare, occorrono delle unità navali più grandi, perché anche la potenza, diciamo, di questi elicotteri è superiore, quindi sposta materialmente l'unità navale.